Cioè, tu probabilmente non l'hai vista la toccata tra Naspetti e Müller. No, non l'ho vista, perciò non posso giudicare, posso solo dire che sono contento di aver passato il campionato a Dindo. Credo che tutto sommato è stata una gara abbastanza corretta, diciamo nei limiti, è stata una bella festa. Te l'aspettavi tanto pubblico tu qui a Vallelunga? Ma sì, me l'aspettavo perché già l'anno scorso c'è stata tanta gente. Il pubblico inizia a amare il superturismo e poi un finale così incandescente del superturismo, più anche le Ferrari che si giocavano il campionato, una bella giornata, c'erano tutti gli ingredienti. Tra l'altro non si gioca neanche a pallone, perciò lo stadio è vuoto, anche quello ha contribuito. Allora, la fine dell'ATC probabilmente da quest'anno decreterà forse forzi ulteriori nella D2, secondo te? Al momento credo che sia un brutto momento per le corse, perché quando c'è un taglio traumatico di un qualche cosa, di una categoria, come in questo caso, non fa bene alle corse in generale. Di sicuro molte forze, piloti, teams, costruttori e sponsor si riverseranno in Formula 1, nel superturismo, e questo può far bene, però in seconda battuta, in prima battuta non è stato un bene per nessuno. Ok, grazie, chiamiamo appunto il break pubblico.